Eccoci alla guida per il multiplayer online di Call of Juarez Bound in Blood. Passiamo al primo personaggio. Al quinto posto, il pistolero, Gunslinger. Il pistolero porta con sé due revolver quick shotter e due dinamiti da lancio. È rapido nel correre e, come suggerito dal nome delle armi, quick shotter, anche nello sparare. Sebbene le due pistole che porta non brillino in potenza d'attacco, la grande cadenza di fuoco delle quick shotter permette al pistolero di contrastare efficacemente nemici sia a corta che media distanza. Tuttavia, non è molto resistente. E non è l'ideale a lunga gittata, poiché viene abbattuto facilmente da cecchini e dai tiratori. Le dinamiti in suo possesso sono l'ideale per snidiare cecchini o ricercati nascosti nelle abitazioni. Come appunto vediamo in queste immagini, nel quale il povero ricercato viene fatto saltare in aria a suon di tritolo. Complessivamente valutiamo il pistolero con 5, 7 e 6 rispettivamente in attacco, velocità e resistenza. Passiamo ora al fuciliere, Rifleman. Al quarto posto troviamo il fuciliere. A dispetto del nome, la carabina Winchester non è l'unica arma in suo possesso. Il fuciliere trasporta con sé anche due rivoltelle 6 colpi, ideali per i combattimenti a distanza ravvicinata. Negli spazi chiusi, infatti, la carabina risulta essere un'arma lenta e inefficace, come vediamo. Non bisogna confidare molto su di essa quando si combatte contro un'unità più specializzata nel combattimento a corta gittata. Pur avendo buone capacità offensive, il fuciliere non brilla né in velocità né in resistenza, ed è superato, ad esempio, dal terzo posto, il duellante, Dualist. Rapido ed efficiente, il duellante è uno dei personaggi più potenti in assoluto. Trasporta con sé un'unica arma, la Volcano o Volcanic Repeater, che combina la potenza di una carabina con una cadenza di fuoco quasi uguale a quella di un revolver. Anche se più lenta a sparare e ricaricare rispetto alle altre pistole, compensa questo difetto con una capienza doppia, 12 colpi, che permettono al duellante di sparare a lungo prima di dover ricaricare. Bisogna considerare però che il duellante è poco resistente e basterà poco per spedirvi all'altro mondo. Diamo al duellante un bel 8,5 in attacco, un 8 in velocità, ma purtroppo appena 5 in resistenza. Passiamo ora alla medaglia d'argento, l'armaiolo, Gunsmith. L'armaiolo è un personaggio piuttosto controverso. Non è veloce, né tantomeno resistente, ma in una mano esperta diviene forse il personaggio migliore in assoluto. Come il pistolero porta con sé due pistole, tuttavia molto diverse tra loro. Quella a destra, la pistola ibrida, revolver LeMat, ha tanta gittata da poter essere usata come un fucile, come vedete da queste immagini. Porta 9 colpi invece di 6, e non è molto potente, escluso il primo colpo che ha la potenza di una carabina. A sinistra invece ha una pepper gun, più veloce e potente della pistola ibrida, ma non ha altri bonus e trasporta appena 6 colpi. Usate contemporaneamente, le due pistole dell'armaiolo gli consentono di erogare una potenza incredibile, 9 su 10, ma appena 5 in velocità e 6,5 in resistenza. E ora conferiremo la medaglia d'oro all'ombre. L'ombre era inizialmente un personaggio talmente potente che la Ubisoft fu costretta a rilasciare una patch nella quale veniva depotenziato per ridurne gittata e velocità di ricarica. Di per sé non è eccezionale come personaggio. Molti giocatori lo scelgono, ma non lo sanno usare per niente e finiscono col fare soltanto figuracce. L'ombre ha solo due armi, due fucili a canne mozze che si possono usare contemporaneamente, ma funzionano soltanto a cortissima gittata. Superati gli 8-9 metri di distanza, non hanno praticamente più attacco. In pratica, se un ombre sta caricando verso di voi, potete sperare in due cose: in una morte rapida e indolore, o che al personaggio che lo sta comandando salti la linea. Per la sua capacità di uccidere qualsiasi nemico al primo colpo, conferiamo 10 su 10 in attacco all'ombre, ma solo a distanza ravvicinata. Ma ricordate, sia che scegliate pistoleri, duellanti, armaioli
O hombres, l'importante è non smettere mai di allenarsi. Non appendete mai il revolver al muro e mantenete sempre una mira ben allenata. Potrete di sicuro dettare anche voi legge nel brutale Far West di Call of Juarez. Dal vostro Lighting Of è tutto. Grazie della visione.